Buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo tutorial in cui impareremo a fare una torta proprio come la vorrebbe Butter Paolo. Per prima cosa prendiamo l'abilità manuale, la spammiamo nella teglia. Fin quando non sarà abilitata per bene dovrete continuare a spalmare l'abilità. Prendete un pizzico di spiritualità, un cucchiaio, pensa, pensa, e mischiamo! Adesso mettiamo da parte la teglia e prepariamoci per fare l'impasto della torta. Per prima cosa ci serve tutta la spiritualità possibile. Tutta. Poi ti deve mancare il servizio. Tutto anche questo. Poi salute e forza fisica. Poi abbiamo bisogno del carattere. Che deve essere grattugiato. Il carattere va grattugiato. E poi, per finire, tanta abilità manuale. Per fortuna non siamo nei boschi e ci sta la corrente elettrica. Bene, dopo aver impastato per bene l'impasto, versatelo lentamente dentro la teglia. La teglia, prendete l'altra teglia, sì, e la agitate dolcemente per far riposare il pasto. Beh, è arrivato il momento di metterla nel forno. È arrivato il momento di vedere la nostra bellissima torta che piacerebbe anche a Bibi. Se ci fosse ancora. Adesso prendiamo i 43 anni passati insieme. Basta la gioventù, vittoria la te aprì, che sol valida la bandiera. Basta la gioventù, mamme guardate, e vostro vanto. Ecco qui la nostra magnifica torta. Cosa hai detto? Fino a quando? Abilità manuale. Ah. Scusa, rifacciamo allora, vai. Meno, molta di meno. Molta di meno. Aspetta, rifacciamola. Ma come?